Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, come ben sapete, se c'ho la maglia della Juventus si parla di Juve. È finito il campionato e quindi si possono tirare le famose somme, cioè in realtà si potevano tirare anche prima, dato questa stagione orrenda, però io aspetto sempre fine campionato. E oggi cosa andiamo a fare, ragazzi? Andiamo a fare il pagellone stagionale. Quindi comprendo anche le prestazioni in Coppa Italia, in Champions League, quella roba lì, dei giocatori della Juventus e darò un voto anche a Massimiliano Allegri che fa parte della rosa della Juve. Quindi pagellone stagionale 2021-2022 della rosa della Juve, ovvero la mia. Io tifo questa squadra, quindi mi sento di fare questo pagellone. Poi è vero, ho visto anche le altre squadre, ma siccome non sono le mie squadre, non mi sento di dare un voto agli altri giocatori, però ai miei. Io li voglio dare, lo so, è finito il campionato, ho detto finalmente posso quittare per un mese e mezzo, di lui non voglio più sentirne parlare, ma in realtà ragazzi bisogna parlare del pagellone, perché bisogna dire in questo pagellone chi merita di rimanere, dato in visto i miei voti, e chi non merita, perché comunque poi per quanto alcuni voti sono positivi, sufficienti, io alcuni li manderei via lo stesso, e infatti adesso ci arriviamo. Partiamo dal reparto portieri, poi si va ai difensori, ai centrocampisti e agli attaccanti. Allora, ragazzi, Szczęsny, voto stagionale per me da 7. Szczęsny ha avuto un inizio veramente disastroso. Disastroso che fu io pure anche il primo a criticarlo. A un certo punto dissi: ma perché non proviamo a mettere Perin come primo panchinaro? Perché comunque Perin è un gran secondo portiere che potrebbe fare anche il primo la Juve, perché le sue prestazioni buone le ha. Perché veramente Szczęsny in quel periodo lì, ragazzi, era da 4 a 3, ma poi piano piano con le critiche, con tutto, si è messo su, ha lavorato e ragazzi, 4 di gol riparati in stagione, parate decisive sia in Champions League che in Coppa Italia che in campionato. Szczęsny ci ha salvato poi alla fine dei conti. Sì, è partito male all'inizio, questo è vero, però poi ha avuto un exploit assurdo. Quindi per me Szczęsny si piglia il 7. Perin 6, ha fatto solo la Coppa Italia, quando l'ha fatta bene, perché mi ha fatto delle ottime parate, in finale di Coppa Italia ne ha presi 4, ma di quei 4 non poteva prendere manco uno di tiro, all'ultima con la Fiorentina ne ha preso uno con Duncan, e anche lì sinceramente penso che non abbia nessuna colpa Mattia Perin è l'uomo dei gol imparabili, perché quelle poche parate che ha potuto fare, anche se difficili, le ha fatte. Poi i tiri imparabili, chi li para, ragazzi? Quindi Perin che colpa ha? Per me Perin rimane un secondo e ottimo portiere da tenere, perché in pochi in Serie A hanno il lusso di avere un secondo portiere buono come Mattia Perin. Quindi il 6, paradossalmente, io glielo do. Pinsoglio, ragazzi, senza voto, per carità, ha fatto mezzo tempo dell'ultima partita, ha preso pure un gol, ma l'ha preso su rigore, quindi non c'entra, ha fatto anche una doppia parata, ma sinceramente non posso valutarlo Pinsoglio, quindi lo senza voto, per carità, poi uomo spogliatoio, si deve tenere, perché è uno che dà la carica, che dà grinta, per il resto in campo però non posso valutarlo. Passiamo adesso ai difensori, ragazzi. Mattia De Sciglio. Allora, Mattia De Sciglio quest'anno io ho dato il 6. Le ultime partite mi ha fatto abbastanza arrabbiare, sembrava tornato il De Sciglio di quel famoso De Sciglio scandaloso, dove infatti poi noi mandammo in prestito. E la cosa curiosa è che è tornato dal prestito dal Lione, è diventato non dico un titolare, ma un semi-titolare, perché per colpa delle tante assenze De Sciglio ne ha giocate tante di partite e l'ha fatta anche abbastanza bene il gol contro la Roma di quella partita pazza, clamorosa, tanti assist, 3 o 4 assist sia col destro che col sinistro. Quindi cioè, De Sciglio, il suo, essendo che si chiama Mattia De Sciglio, l'ha fatto e io quindi gli do il 6. Da cosa ti puoi aspettare da Mattia De Sciglio? Io sinceramente mi aspettavo anche di peggio, quindi lo premio col 6 a Mattia De Sciglio. Però, se devo essere sincero, per me non è comunque da Juve. Io un De Sciglio lo darei via e rinforzerei questo reparto qui, perché De Sciglio per me non è da Juve. Nonostante abbia fatto un anno positivo, De Sciglio è uno che manderei via. Però il 6 se lo prende perché per me in stagione ha fatto bene quest'anno. Chiellini 7, ragazzi, Chiellini quel poco che ha giocato in difesa non ha fatto passare nulla, nulla. Poi ha i piedi un po' a banana, perché quando fa quei lanci lì dove non riesce neanche a fare un passaggio, Chiellini ha i piedi da difensore, vero. Ma quando si tratta di difendere, ragazzi, ma Giorgio Chiellini non fa passare nulla. C'è stato poco, è quello il problema, c'è stato poco perché l'età va avanti, lui a una certa età, infatti ha acciaccato, ha deciso di ritirarsi dalla Juve perché ha capito che non può dare una mano quanto vorrebbe perché gli infortuni glielo impediscono, però al di là degli infortuni, le prestazioni che ha avuto Giorgio sono da 7.
Poi che c'era, non c'era la maggior parte delle volte, quello è vero, ma quelle poche che l'ho visto, volte è da 7. Come per me, ragazzi, è da 7 Matthijs de Ligt, un giovane promettente che deve crescere, ha fatto un'ottima stagione. Ultimamente un po' sottotono, ha fatto degli errori, qualche rigorino regato un po' troppo facilmente, come in Coppa Italia, o anche qualcuno in campionato. Questo è vero, ma l'inesperienza, ragazzi, de Ligt è un 2000, è giovanissimo, è uno dei futuri difensori più forti al mondo, parliamoci chiaro. C'è di mezzo un rinnovo di contratto e spero che comunque possa rinnovare perché De Ligt è il futuro della nostra difesa. Prima ha fatto un'ottima stagione insieme a Bonucci barra Chiellini perché si alternavano, siccome entrambi a volte c'erano o non c'erano. Ha tenuto sulla baracca la difesa della Juventus. Infatti, comunque, la difesa della Juventus in campionato non recita una difesa così disastrosa. Il problema è l'attacco, che ha fatto pochi gol per colpa di un centrocampo abbastanza insufficiente. Però in difesa, tutto sommato, ci hanno comportati bene, anche perché la fase difensiva è la cosa migliore di Allegri. De Ligt 7, 7 perché per me ha fatto un'ottima stagione e non lo darei mai via. Danilo 6,5, terzino, difensore centrale, mediano, dove lo metti, lo metti. Danilo fa il suo, ha fatto qualche assist, ha fatto qualche gol, un po' in fase calante rispetto all'anno scorso, reduce anche da qualche infortunio, un abbastanza grave anche, però comunque da 6,5. Sicuramente Danilo la sua stagione positiva l'ha fatta sia in Serie A che in Champions League che in Coppa Italia, io su questo non ho dubbi, Danilo è da tenere e confermare. Quadrado, rinnovo che dovrebbe essere fatto, 6,5 gli ho dato. Guardando un altro che comunque secondo me è in fase calante rispetto all'anno scorso con Pirlo che fece una ventina di assist, una cosa clamorosa. Quest'anno meno assist, però comunque ne ha fatti abbastanza, ha fatto anche i suoi gol, ha procurato anche degli autogol, nel senso con Cuadrado siamo riusciti ad andare avanti, normale, l'età avanza anche per lui, inizia comunque un po' a scarseggiare di lucidità, di velocità, però un altro anno io a Cuadrado glielo farei perché è importante. Infatti il 6,5 anche Cuadrado se lo prende, l'ho messo in difesa perché Cuadrado ragazzi ha fatto molto spesso e volentieri il terzino, poi cambia poco esterno, il terzino alla fine quello è Cuadrado. Alex, cioè nel senso 6,5, non cambia e lo terrei. Alexandro 2, ragazzi Alexandro 2, io penso che in tutto l'anno che ho fatto le pagelle Alexandro abbia avuto su 38 partite forse, solo di campionato intendo, perché io poi ho fatto anche le pagelle di Champions e di Coppa Italia, ma solo di campionato penso che abbia avuto due sufficienze, due in tutte e 38, poi se andiamo a vedere anche la Supercoppa, lasciamo stare, quindi 2, sicuramente un giocatore che ha fatto il suo tempo alla Juventus. Se ne deve andare senza ombra di dubbio. Alexandro, basta, basta perché si è stancato. Quindi ti prendi il 2. Pellegrini 6, sufficiente, ragazzi. Prima stagione con la maglia della Juventus ha dimostrato che può essere, che può stare lì davanti ad Alexandro. Non che possa essere il titolare di questa Juve, perché forse il titolare servirebbe qualcosa in più, di più forte. Però sicuramente sopra ad Alexandro Pellegrini c'è, a livello di prestazioni non mi è dispiaciuto. Forse un po' troppi irruenti, troppi gialli, deve un po' contenersi da quel punto di vista. Però come prima stagione a me non mi è dispiaciuto Pellegrini. Quindi il 6, la sufficienza gliela do e lo riconfermerei anche il prossimo anno. Ovviamente Alexandro è da vendere. Bonucci 6 più. Sì, un po' sottotono rispetto a De Ligt e Chiellini. Secondo me ha fatto delle buone prestazioni. Ha fatto anche dei gol, 4 gol, 5, quanti ne ha fatti in campionato. Quindi gol importanti, di cui 2 di calcio di rigore e 3 di testa, se non sbaglio. Comunque i suoi gol li ha fatti in campionato. Ha fatto anche qualcosina in Champions e in Coppa Italia. Quindi 6 più da tenere, futuro capitano a quanto pare, anche se a me sta cosa qua storge un po' il naso per via di quel piccolo intoppo col Milan. Io sono uno che comunque le cose non le dimentica, dagli la fascia di capitano un po' mi vengono i brividi, però per il resto il 6 più se lo merita, la stagione positiva da tenere perché Bonucci sarà quello affiancato a De Ligt il prossimo anno, a meno che la Juventus non prenda un grandissimo colpo, Bonucci farà il titolare insieme a De Ligt il prossimo anno. Quindi 6 più, stagione più che sufficiente, va bene Bonny. Rugani ha dato il 6, ragazzi, lo so, anche lui è un panchinaro che doveva essere chiamato poco in causa, ma per colpa del rendimento di Bonucci, di Chiellini a livello fisico, che comunque hanno avuto tanti infortuni, Rugani alla fine è stato chiamato tantissimo in causa quest'anno. E vi dirò che quando è stato chiamato in causa ci ha fatto una grande mano, perché ha comunque toppato un buco in difesa, ha fatto sempre il suo, sì, qualche errore grave come in Champions League contro Villarreal, ma è Rugani, cioè cosa ti aspetti da Rugani in Champions? Rugani è uno che non doveva neanche starci nella Juventus, quindi secondo me il suo contributo è stato anche importante, e quindi lo premio col 6. Ovviamente però siccome si chiama Rugani,
È lo stesso discorso come De Sciglio. La sufficienza ce l'avete quest'anno, ma per me non siete da Juve. Quindi Rugani è anche un altro che io darei via. Però io ripeto, 6 giusto perché molte prestazioni le ha fatte da 6. Poi qualcuno l'ha sbagliata, ma ci può stare. Ripeto, è Rugani. Quindi 6. Passiamo adesso al reparto più disastroso della Juventus quest'anno, ovvero il centrocampo. Centrocampo, allora ragazzi, Arthur io ho dato 4, sì, 4. Voto veramente basso, però io da Arthur mi aspettavo veramente tanto, perché Arthur secondo me è un giocatore che ha qualità. Il problema di Arthur è che ha beccato la squadra più sbagliata di tutte. Arthur serve una squadra tipo Barcellona che faccia tiki-taka, passaggi rapidi di prima, gente che gioca molto vicino. La Juventus è totalmente un'altra squadra, ha un altro tipo di gioco, quindi Arthur in questa squadra non si trova bene, quindi 4 prestazioni veramente brutte, brutte sia in campionato che in Champions che in Coppa Italia, brutte, ed è uno che da sacrificare ed è uno da dar via Arthur, perché comunque abbiamo uno stipendio molto alto, molte volte è anche rotto, c'è da dire questo, quindi non ce l'hai sempre a disposizione, ragazzi, quindi Arthur assolutamente, dico assolutamente da 4 e da andare via. McKennie 6 e mezzo. McKennie ce l'ha avuto poco quest'anno purtroppo, però McKennie è il centrocampista che ha fatto più gol nella Juve, è uno che si inserisce, è uno che vede la porta, quindi McKennie 6 e mezzo se lo prende assolutamente. Peccato per l'infortunio, peccato che l'ho visto poco perché è stato abbastanza cioccato, però il 6 e mezzo se lo prende perché è quello che comunque segna di più e ci servono questi centrocampisti qua a noi, ci servono, quindi McKennie da tenere assolutamente. Io ho saputo che la Juve forse ha messo sul mercato perché è l'unico che ha mercato e con quella cessione per piare Pogba. Sì, sono anche d'accordo, però uno come Weston, che è quello che fa più gol di tutto il centrocampo, ora come ora in questo centrocampo della Juve, non lo toglierei, sinceramente. Quindi 6 e mezzo. Rabiot 5. Voto più alto di Arthur a livello fisico. Comunque, Rabiot c'è sempre stato, e su questo è stata una mano dal cielo. Perché se non c'è manco Rabiot, ragazzi, non so veramente con chi giocavi al centrocampo. Però 5 perché purtroppo fa una parte di stagione disastrosa e si sveglia poi alle ultime giornate, come sempre, fa delle buone prestazioni. A me, Rabiot serve che mi faccia la buona prestazione tutto l'anno, non solo le ultime giornate, tutto l'anno. E quindi Rabiot è bocciato, io non lo terrei personalmente perché anche lui 8 milioni all'anno è un ingaggio veramente troppo troppo alto e quindi ragazzi Rabiot lo darei via, 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 sembra che ci sia il Chelsea, abbia fatto un'offerta di 15-20 milioni, ma diamolo via, tanto comunque abbiamo preso a zero e tutta plusvalenza che facciamo, per me Rabiot non è da Juventus, quindi via. Locatelli, 6 più. Locatelli sarebbe anche stato da 7 nella prima parte di stagione, poi purtroppo tra infortuni e tra calo fisico è calato. Locatelli è calato, cioè ha fatto il mediano, ha fatto la mezzala, l'ha un po' strapazzato Allegri, non gli ha mai dato un ruolo definito quest'anno, infatti forse anche per quello che ha trovato difficoltà. Cioè un giocatore secondo me devi dargli una posizione, perché se poi tu lo continui a cambiare di continuo non prenderà mai l'abitudine di stare in campo con la squadra. Poi Locatelli è anche al primo anno che è con noi, quindi a maggior ragione ha fatto ancora più fatica, però 6 più. Perché secondo me la stagione è più che sufficiente data la prima parte di stagione, poi è un po' calato, infortunio, quello purtroppo di bisogna metterlo anche in preventivo, però Locatelli è uno che si conferma l'anno prossimo, assolutamente più, sì, 6 più. Zaccaria, 6, l'ho visto troppo poco, è un 6 rimandato questo qua, lo rimando Zaccaria perché è entrato, ha fatto gol all'esordio, abbiamo visto che il giocatore quando vede la porta può far male in un'altra partita. Ha tirato la palla, il potere della parata contro l'Inter, ha fatto un'azione della Madonna da solo, ha tirato, ha preso un palo. Zaccaria è un giocatore che se è in giornata è devastante, però poi si è fatto male anche lui, è uno che fa spesso male e questa cosa qua mi preoccupa, devo essere sincero, però è da 6, lo teniamo per il prossimo anno, ovviamente l'abbiamo appena preso, lo rimandiamo al prossimo anno e vediamo il prossimo anno come si comporta, però per me è da 6 Zaccaria. The Winter senza voto, l'ho visto troppo poco e non mi va di valutarlo, ragazzi. Stessa cosa Sulè senza voto, chi l'ha visto? Chi l'ha visto Sulè? Chi l'ha visto? Miretti gli do il 6 invece, il 6 di fiducia, perché il 6, ragazzi, Miretti se lo merita. Io quelle 4 partite che l'ho visto in campo, Miretti, l'ho visto bene. E quelle 4 partite che ho visto, l'ho visto, mi sono bastate per dire che lui potrebbe far parte del centrocampo della Juve il prossimo anno, perché ho visto certi cadaveri come Arthur, come Rabiot, che non ce li vedo, che infatti li cederei. E un Miretti me lo terrei invece, me lo terrei e gli darei fiducia. Quindi il 6 io glielo do, per quanto l'ho visto giocare poco, per me è da 6. Palumbo senza voto, ragazzi, l'ho visto l'ultima partita di campionato, chi cacchio è, non so manco chi cacchio era, sembrava Rabiot 2 con quei capelli lunghi. E
E Ramsey senza voto perché ragazzi, sinceramente, a parte che poi l'abbiamo dato in prestito, però quell'inizio anno che c'era, tu l'hai visto, no? Era sempre al J Medical, infatti il suo senza voto per Ramsey sarebbe zero. Ramsey è un altro che appena torna, ragazzi, è da sbolognare subito, anche se non sarà facile, siccome è un ingaggio della Madonna e ha persino fatto perdere un'Europa League ai Rangers visto che ha sbagliato il calcio di rigore finale. Quindi boh, non lo so come riusciremo a darlo via Ramsey, ma Ramsey è assolutamente da dare via, un altro che deve andarsene via, 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 via. Passiamo agli attaccanti allora, Vlahovic 7 meno però, quel meno perché? Perché fa più fatica rispetto a quanto faceva la Fiorentina, con la Juve fa più fatica, un po' perché la squadra è nuova, un po' perché la Juve gioca in modo totalmente diverso dalla Fiorentina, la Fiorentina giocava per Vlahovic, su Vlahovic noi giochiamo a 50 metri lontano dalla porta, quindi anche lo stesso Vlahovic fa fatica, però comunque il 7 meno perché? Perché Vlahovic ragazzi ha fatto 1-2 assist, se non sbaglio ha fatto i suoi 9-10 gol alla Juventus, è arrivato a gennaio, deve integrarsi, è giovane, i gol ce li ha, i numeri ce li ha, però bisogna metterlo in condizione di farli questi gol, perché se tu lo metti in condizione Vlahovic non ti delude. Perché all'inizio della Fiorentina in questi ultimi 2 anni che Vlahovic era fortissimo. Con noi purtroppo è calato perché abbiamo uno stile di gioco che non lo aiuta. Non lo aiuta come non aiuta tantissimi altri giocatori. Però Vlahovic non si discute. 7 meno, il prossimo anno spero di vedere un Vlahovic che faccia una vagonata di gol. Però bisogna fare il centrocampo, bisogna che qualcuno gli dia delle palle a Vlahovic, perché con questi giocatori qua fa fatica. Gioca 50 metri lontano dalla porta, spalle alla porta. E uno come fa a incidere così? Alvaro Morata, 6 e mezzo, 6 e mezzo. Sì, la prima parte di stagione di Alvaro, ragazzi, è abbastanza disastrosa, nonostante qualche gol. Come punta centrale non si trovava bene. Appena è arrivato Vlahovic, la prestazione di Alvaro Morata è completamente cambiata. Ha messo su quell'ala lì, sinistra, a lavorare per Vlahovic, a fare gli assist per Vlahovic. E nonostante gli assist, ha fatto anche tanti gol in quella posizione lì da ala. Quindi abbiamo trovato la posizione adatta per Alvaro Morata. Il discorso di Alvaro è che non lo riscatteremo molto probabilmente perché Atletico Madrid chiede troppo e la Juventus questi soldi qua non li vuol dare, giustamente ha già versato 10 milioni all'anno il primo anno di prestito, 10 milioni, il secondo anno sono già 20, poi ne vogliono altri 25, cioè ne vogliono altri 40 per il riscatto, si arriva quasi a 60 milioni di euro per la Romata, mi sembrano un po' troppi ragazzi, veramente troppi. Però è più che sufficiente la stagione di Alvaro Morata, nonostante forse non ce l'avremo più l'anno scorso. Io Alvaro con uno sconticino sarebbe, sarà, sa, lo vorrei rosa, con uno sconto però. Con uno sconto Alvaro me lo riprendo, senza sconto lo lascio lì, devo essere sincero. Quindi 6 e mezzo. Ora passiamo a Dybala, molti non saranno d'accordo con questo voto, però Dybala io ho 8 7 più, è il migliore in attacco per statistiche. Io guardo i numeri di Dybala, ragazzi, è il giocatore che ha fatto più gol nella Juventus quest'anno ed è uno dei giocatori che ha fatto anche più assist. Quindi, ragazzi, molti gol e molti assist passano dai piedi di Dybala. Nonostante comunque la Juventus non è che abbia fatto chissà quanti gol quest'anno, anzi, siamo uno dei peggiori attacchi, quindi fate caso un po' voi. Però Dybala è il miglior giocatore con più gol quest'anno e anche quello con più assist. Quindi Dybala, bene o male, c'era o non c'era, decisivo o non decisivo, i numeri parlano chiaro, è stato il migliore in attacco. Quindi il 7 più io lo do a prescindere. Poi, che sia discontinuo, che sia spesso rotto, quello è un altro discorso e possiamo discuterne. Infatti poi la società ha deciso di non rinnovargli il contratto per questo motivo qua e ok, l'abbiamo capito. Però a livello di prestazioni, Dybala a livello di numeri non si discute. Io già Dybala è uno che avrei tenuto, non avrei dato via, sinceramente a zero. Io avrei tenuto, io. Poi la società ha fatto questa scelta qua, va bene così. Ken 4. Va deluso Ken, ragazzi, va deluso. È vero che poi il minutaggio di Ken non è stato tanto, diciamo che Ken ha avuto un minutaggio abbastanza ridicolo, quel poco di minutaggio che ha avuto. Ha fatto anche qualche golletto, però ha avuto anche delle prestazioni, ragazzi, dove non si vedeva proprio. Col Genoa sbaglia un gol a porta vuota, ma ne sbaglia tanti altri. Preso come dopo Ronaldo, è ovvio, non doveva sostituire Ronaldo, ci mancherebbe. Chi cacchio è che sostituisce Ronaldo? Ma figuriamoci, non volevo questo, non volevo che Kane arrivasse alla Juve e facesse 30 gol a stagione. Però, cavolo, un minimo, il suo riscatto è fissato a 40 milioni. Ecco, se Kane è questo, assolutamente no. Cioè, tu finisci il prestito e te ne torni a Everton, te ne torni in Inghilterra, perché io non ti voglio riscattare, Ken. 4, delusissimo. Passiamo a Bernardeschi, l'ho messo come ala, perché io ho preso la formazione praticamente in un sito dove me lo dava come ala, Bernardeschi, anche se poi è un esterno, vabbè. 6, il
Il Berna 6, sono contento che non lo rinnovi perché Bernardeschi è un altro di quelli che secondo me non era Juve ed era l'ora che se ne andasse perché Bernardeschi ha avuto il suo tempo per dimostrare e non è riuscito a dimostrare nulla. Però io altro 6 perché? Perché se devo valutare questa stagione qua di Bernardeschi è da 6 perché comunque ha fatto 2 gol. Nel momento in cui mancava Dybala con un altro infortunato, Bernardeschi verso dicembre-gennaio li ha fatti tutti lui da titolare e si è preso in mano la Juve facendo tanti assist. Anche con Chiesa, no? L'assist contro il Chelsea dell'1-0, tanti assist in campionato. Ha avuto quel momento lì in cui ci ha dato una mano incredibile Bernardeschi. Quindi il 6 se lo prende. Poi che non sei da Juve, sono d'accordo con voi. Non è da Juve, infatti, sono contento che non abbia rinnovato. Però Bernardeschi, ragazzi, è da 6 quest'anno. Per me è sufficiente. Caio Jorge. Senza voto, ragazzi, purtroppo il ragazzo si è fatto malissimo e starà fuori per tanto tempo dal campo. E un in bocca al lupo, però ovviamente senza voto. E c'è da dire che Caio Jorge, anche quando ce l'avevamo a disposizione, il campo non lo vedeva quasi mai. Chiesa, gli ho dato 6, un 6, un 6 che comunque poi lo rimanda al prossimo anno perché Chiesa purtroppo si è fatto male. Stavamo vedendo il miglior Chiesa verso il finale, della sua stagione prima di farsi male, col gol del Chelsea e tante altre belle prestazioni. Poi si è rotto il crociato, ragazzi, e quindi non posso valutarlo più del 6 perché non ci abbiamo quasi mai avuto Chiesa. Però Chiesa non si discute, secondo me. Se Chiesa è quello dell'anno scorso con Pirlo, io spero che il prossimo anno torni in condizione, anche se non sarà semplice, perché un infortunio al crociato, ragazzi, è sempre delicato. E non è detto che Federico Chiesa torni quello di Pirlo. Attenzione, però io il 6 glielo do perché era 6. Ache, perché anche questa formazione qua me lo contava come attaccante, come ala, anche se poi potrebbe essere un esterno, io atto senza voto. Prestazione che si è visto rispetto a un Sule, a un De Winter, a che si è visto leggermente di più, ma non quanto basta per dargli un voto significativo, lo vorrei vedere in futuro, che quindi io lo rimando col senza voto. Passiamo ad Allegri. Ad Allegri, ragazzi, ho dato 4. Sì, quest'anno molti voti positivi ho dato ad Allegri nelle pagelle, ma ho dato altrettanto anche tanti voti negativi. Un po' per le dichiarazioni che fa, un po' perché a volte la formazione la canna, ma a volte la formazione l'ha anche azzeccata. A volte azzecca i cambi, a volte non li azzecca. Tante, tante cose. Poi bisogna anche metterci in conto: è vero che il povero Allegri non ci ha avuto Chiesa perché comunque si è rotto, i parti vi erano andati all'ultimo. Quindi anche questa cosa qua bisogna metterla in considerazione. Tutto quello che volete. Infatti lo posso anche giustificare fino a un certo punto, però ragazzi, perdi la finale di Coppa Italia contro l'Inter, perdi la Supercoppa contro l'Inter, non vinci mai in campionato contro comunque le prime quattro della classifica, insieme anche all'Atalanta che adesso è ottava, non hai vinto manco una, hai sempre perso o pareggiato, quindi sconti quelle big dirette, non hai mai vinte, quindi zero titoli, sei arrivato quarto. Non vinci mai uno scontro diretto. Esci agli ottavi di finale di Champions contro Villarreal, che per quanto abbia fatto una grandissima stagione Villarreal in Champions League, è pur sempre Villarreal e tu sei superiore a Villarreal e perdi 3-0 così in casa a Torino dopo un 1-1 là in Spagna. Sinceramente, ragazzi, non posso non dare un voto positivo ad Allegri. Cioè, Allegri è da 4. Quest'anno Allegri è bocciato. Poi lo riconfermerei Allegri. Il prossimo anno sì, ancora una speranza gliela voglio dare ad Allegri. Col mercato che gli fanno quest'anno, con Chiesa a disposizione con Vlahovic dall'inizio, io ancora un anno a disposizione ad Allegri glielo do perché voglio vederlo con tutti i giocatori insieme come si comporta. Ma se Allegri finisce anche il prossimo anno, allora no, te ne devi andare perché comunque non percepisci neanche poco. E sinceramente, io il prossimo anno voglio tornare a vincere qualcosa perché il mercato sembra che la Juventus voglia fartelo quest'anno. Adesso vedremo chi arriverà, ma sembra che il mercato te lo voglia fare. Quindi, Allegri. Diamoci una svegliata, quest'anno sei da 4, non ti esonero ancora, non ti boccio del tutto ancora, ti voglio vedere ancora il prossimo anno, ma quest'anno sei da 4, questo è poco ma sicuro. Niente ragazzi, questo qua è il mio pagellone finale, stagionale, 2021-2022 della Juventus di quest'anno, scusate se il video è durato abbastanza, ma ho dovuto comunque darvi i voti di tutti i giocatori, quindi non poteva durare poco questo video, devo anche darvi comunque le mie considerazioni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi, i miei voti personali, siete d'accordo con me oppure no, la pensate solamente in una maniera diversa. E fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se siete d'accordo con me, chi dareste via e chi no. Io già ve l'ho detto chi darei via nei voti, quindi lo sapete. Ditemi voi chi dareste ancora via che magari non ho menzionato.
E anche lasciate un bel like, ragazzi, mi raccomando, eh. Un bel like per un video di 25 minuti, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale che è importantissimo, non costa nulla, per me è tanto, basta che fate clic su iscriviti, siete iscritti senza costi, non mi spargo così, non so, fate, vi ringrazio di cuore, condividete il video con i vostri, mi per iscrivere anche loro e attivare le notifiche così non prendete i vostri video. Passate anche sul link in descrizione a Barrio Fusi Channel, fino alla fine è sempre Forza Juventus, ragazzi, speriamo in un mercato glorioso e in un anno prossimo migliore. Bella! Thank you.